Generale, qual è l'importanza di cerimonie come queste per ricordare militari caduti in circostanze drammatiche? Ecco, l'ha detto nella sua stessa domanda, ricordare, e questo è il verbo fondamentale, e cerimonie come queste devono rinsaldare la memoria che troppo spesso si nasconde nelle pieghe della storia. La storia molte volte sono dati freddi che vengono raccontati, giornate come queste invece fanno riemergere l'importanza del sacrificio che un finanziere come Tommaso Saraceni ha dovuto spendere per la propria patria, perché vittima di un'immane tragedia che è quella della pulizia etnica, che in un'occasione come quella del dopoguerra un altro popolo vicino, confinante, amico ha voluto esprimere nei confronti del popolo italiano. Francesco Menna, sindaco di Vasto, il significato di questa iniziativa? Il significato è importante, diciamo che ha più aspetti. È ricordare un cittadino di Vasto ucciso dalla violenza del comunismo titino, infoibato, e quindi ricordare un cittadino che è stato purtroppo, ha perso la vita per servire lo Stato, per servire la Repubblica Italiana, e ricordare il grande merito, il grande compito, il grande onore, il grande servizio che la Guardia di Finanza insieme alle altre forze dell'ordine compie in Italia, le vittime della Guardia di Finanza e del fascismo e del comunismo titino, e ricordare quanto sia importante la democrazia e quanto le tre ideologie del Novecento, fascismo, nazismo e comunismo, abbiano creato tragedia e dolore. Rispetto a queste il nostro no, il nostro ricordo sempre, il nostro combattere sempre per la democrazia e per la libertà. Marco Di Michele Marisi, com'è nata questa iniziativa di intitolazione a Tommaso Saraceni di questo largo nel centro di Vasto? Dopo aver conosciuto la storia di Tommaso Saraceni venuta a galla solo qualche anno fa, abbiamo ritenuto dover anche insieme alla famiglia Saraceni spingere per la intitolazione di uno spazio. Questo è un giorno importante per Vasto, per la famiglia Saraceni, per le associazioni e la comunità di esuli istriani, fiumani e dalmati d'Italia e per la Guardia di Finanza. L'intitolazione di questo spazio a Saraceni, vastese, finanziere, vittima delle foibe, rende omaggio a lui e a tutti coloro che hanno perso tragicamente la vita in quegli eventi nel confine orientale nel secondo dopoguerra.